E noi invece diamo il benvenuto all'ospite di questa fascia del programma, l'avvocato Massimo Melpignano, responsabile del settore banca e finanza della Rete Nazionale di Professionisti Esperti di Consumer Italia. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi. Con l'avvocato parliamo di un tema che in realtà di cui si sente parlare di recente molto spesso, soprattutto perché ci arrivano un sacco di telefonate dai call center per proporci investimenti online, il cosiddetto trading online, cioè mettere qualche soldino, come ci dicono in queste telefonate dei call center, per un investimento sicuro con qualcuno che ti seguirà, ti dirà come li devi spendere, non ci rimetti nulla, ci guadagni soltanto. Insomma, arrivano queste telefonate, a volte può essere magari un'occasione anche per divertirsi un po', se possiamo dire tra virgolette, non so neanche se è accettabile come termine, con gli investimenti, a volte può essere invece l'occasione per perdere un po' di soldini. Allora, ma molti temi. Sì, in realtà divertirsi credo che sia una parola corretta. Il divertimento o la seduzione del divertimento, del gioco, è una straordinaria arma di persuasione, quindi può convincere anche i più resistenti a cadere in questa trappola. Alcuni aspetti però li dobbiamo chiarire. È abbastanza difficile che siano call center. Normalmente sono reti di truffatori oppure di venditori, nel caso in cui ci siano delle piattaforme che ingaggiano nuovi clienti in questo modo, che ci contattano per telefono, per SMS, per email. Le modalità sono più svariate. La cosa particolare è che, come diceva, sì, ci invitano alle volte anche a giocare senza spendere i nostri soldi, e questa cosa già ci dovrebbe insospettire. Ci sono alcune organizzazioni che ti mettono a disposizione una piccola somma per farti cominciare a giocare, tra virgolette, ad investire in un campo di cui tu non capisci e non conosci nulla, cominci a guadagnare e a quel punto il tuo portafoglio magicamente si apre e cominciano a girare i soldi veri. Ecco, a che cosa bisogna stare attenti? Cioè, ci sono delle occasioni di questo tipo in cui veramente si può avere la possibilità di fare dei piccoli investimenti e quindi tuffarsi in un mondo che comunque è affascinante e può avere anche, magari anche dei risvolti positivi. Devo dire che comunque pensare alle proprie capacità di investitore, guardando un po' i mercati con una minima conoscenza, potrebbe anche essere qualcosa di piacevole, di bello, perché comunque il mercato è un mondo, un bel mondo, però poi ci vogliono competenze per agire in questo settore. Ecco, a che cosa bisogna stare attenti quando ci si ritrova a volersi confrontare con questo mondo? Quali sono le precauzioni che bisogna prendere? Guardi, dico una cosa che forse non piacerà. Anzitutto bisogna stare attenti a se stessi. E il meccanismo è proprio quello che lei descriveva, no? Alla fin fine comincio a muovere i primi passi in un mondo che non conosco, ma sto attento. Poi cosa succede? Vedo che mi va bene, che funziona bene, che comincio a guadagnare. Molto spesso questi guadagni sono soltanto virtuali, perché in molti casi abbiamo riscontrato dei siti che non esistevano, delle piattaforme di trading che erano farlocche. Per cui tu avevi in teoria l'idea di aver guadagnato dei soldi, in realtà li stavi sempre soltanto versando. Ovviamente ti invitano a mettere sempre più soldi perché più investi e più guadagni. Se con 200 euro hai guadagnato il 10%, prova a pensare se avessi investito 2.000 euro o 20.000 euro, e lì si sciolgono le difese di chi si avvicina a questo mondo. Allora, io credo che non si debba demonizzare il trading online, assolutamente, ma è un campo molto tecnico, il campo degli investimenti. È un campo praticato da professionisti che hanno studiato per tantissimi anni, per tanti, tanti, tantissimi anni, e spesso non ci prendono neanche loro, perché il mercato ha 1.000 regole e nessuno le conosce tutte, anzi, probabilmente più di 1.000. Quindi dobbiamo distinguere due ambiti però: quello in cui noi operiamo su piattaforme reali, legali, con operatori autorizzati a mettere a disposizione piattaforme di trading in Italia, e va bene, qua ci assumiamo noi tutti quanti i rischi, le nostre responsabilità, e l'altra quando cadiamo invece vittima di truffatori che ci fanno investire soldi in piattaforme che tali non sono, in trading che tale non è, perché è soltanto una truffa per spigliarci denaro.
Ecco, che cosa bisogna fare se si è già caduti in questo tipo di rete e se magari si sono persi dei soldi, perché lo abbiamo detto, potrebbe andare bene, ma magari può anche andare male, oppure, come ha detto lei giustamente, può andare bene, però poi nel momento in cui si va lì per prendere i soldi che si sono guadagnati con i propri investimenti fortunati o intelligenti che siano, non si riesce poi ad ottenere la cifra ottenuta. Quindi che cosa bisogna fare in questi casi, come bisogna comportarsi? Allora, sono tre domande, provo a rispondere a tutte e tre. Comincio dall'ultima. In molti casi succede che ti dicano: hai vinto, voglio incassare la mia vincita. Va bene, prima di incassarla però devi pagare le tasse, perché molto spesso queste piattaforme hanno sedi in paesi extra Unione Europea, molto spesso in Inghilterra, per esempio, in Inghilterra. Uno chiede: ma visto che ho vinto 100.000 euro, dicono la prima cifra che mi viene in mente, toglietemi le tasse da quei 100.000 euro. No, devi prima pagarle in tasca tua. Qualcuno ci casca e sono altri soldi che vanno via. Non vedremo mai i soldi di questa vincita teorica virtuale che è stata generata da un sito truffa, né tantomeno le fantomatiche tasse che abbiamo anticipato. Quindi stiamo nell'ambito della truffa. Se è una truffa, denunciamo. Si va dalla polizia postale. Ovviamente una buona regola e quando effettuiamo queste operazioni, di conservare sempre tutto, salvare i file, stampare, ecco, creiamoci un archivio di tutta la nostra documentazione. Rintracciare queste persone, se sono truffatori, è difficilissimo, perché si nascondono dietro i famosi paesi esotici. In qualche caso però ci si riesce, bisogna avere fiducia nelle forze dell'ordine. Nel secondo caso, ho agito su una piattaforma legale, una delle tantissime piattaforme, anche qui cerchiamo di capire alcune cose. La prima, se quel soggetto, quel operatore è autorizzato ad operare in Italia. Ci vuole un'autorizzazione specifica. Come fare? Il sito della Consob porta un elenco delle piattaforme autorizzate ad offrire il trading in Italia. Quindi prima di investire i denari andiamo a verificare se quella piattaforma, se quel sito è autorizzato a fare trading in Italia. Perché questo? Perché in questo caso, se qualcosa non funziona o se le regole non vengono rispettate, io godo del sistema di protezione che la normativa italiana, ma anche quella europea, offre ai risparmiatori europei e italiani. Quindi. In conclusione, avvocato, se abbiamo una cifra, piccolo o grande che sia, e vogliamo investirla per cercare di far fruttare i nostri risparmi, cosa ci conviene fare? Ci possiamo fidare del trading online o forse è meglio affidarsi a dei consulenti in carne ed ossa preparati che ci possono aiutare a spendere bene i nostri soldi? È una domanda difficilissima, perché più volte proprio dai vostri schermi abbiamo parlato di investimenti sbagliati proposti dai consulenti, quindi non voglio demonizzare nessuno e neanche beatificare nessuno. La risposta può essere questa: dipende dagli obiettivi che ci poniamo. Se l'obiettivo è quello di conservare il valore d'acquisto dei nostri risparmi, fare un piccolo investimento, cercare di ridurre al più possibile il rischio di perdita di capitale, beh, a questo punto è chiaro che il trading non è la forma di investimento giusta. E quindi ci sono tanti investimenti di tipo conservativo, più prudente, tranquillo. Se invece voglio sperimentare l'ebbrezza del brivido, lo faccio a mio rischio e pericolo, ma io ho il dovere di ricordare che il mondo degli investimenti, dei mercati, è un mondo estremamente specialistico, estremamente tecnico. Pensare di poter dominare quel mondo, di poterlo governare, è una illusione, un'illusione all'ennesima potenza. Quindi grande, 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 grandissima prudenza. Ringrazio l'avvocato Massimo Melpignano, responsabile nazionale per il settore banche, finanze e associazione. Grazie. Consumer Italia, per averci dato questo quadro e soprattutto ci ha aiutato un po' a farci chiarezza in un settore in cui prima di tutto credo la parola d'ordine sia, laddove si vuole giocare un po' e non siano le competenze, prudenza. Giusto? Se proprio dobbiamo.